Nuove ricerche di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne scomparsa misteriosamente da Caraffello il 1 maggio 2014. Lo scorso 10 maggio il commissario straordinario per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, aveva caldeggiato la ripresa delle ricerche della casalinga in una lettera inviata al prefetto di Arezzo Alessandra Guidi ed adesso la procura, dopo alcuni giorni di silenzio, avrebbe risposto alla richiesta della prefettura dando parere positivo. Il procuratore capo Roberto Rossi e il sostituto procuratore Marco Dioni non avrebbero infatti sollevato alcun problema ad attività di ricerca dei resti da svolgere a Caraffello con l'ausilio di cani da cadavere. La prefettura adesso potrebbe esprimersi nei prossimi giorni in merito alle ricerche. Era stata l'associazione Penelope a sollecitare queste attività. Noi ci lavoriamo e siamo convinti che la Procura e la Prefettura, dopo anche l'importante impulso del commissario straordinario per le persone scomparse, diano la possibilità ai familiari di Guerrina di ritrovare il corpo di questa povera donna, anche perché nessun nome va mai dimenticato ed è meglio parlare di un omicidio e non di una scomparsa, perché la scomparsa è sospensione, non è né vita e né morte. È giusto processare il presunto assassino, ma è anche importante, fondamentale, e qui Penelope non si fermerà mai di chiederlo, dare una risposta a Lorenzo, a tutti i familiari che vogliono bene a Guerrina, avere anche un luogo fisico dove poter portare un fiore e sapere che Guerrina si trova. Intanto, lunedì 23 maggio, il Tribunale del Riesame di Firenze si pronuncerà sugli arresti domiciliari di Padre Graziano, il religioso accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, dell'occultamento della distruzione del suo cadavere. Potrebbe tornare in carcere se non sarà motivato in modo circostanziato, come vuole la Cassazione, il perché del braccialetto elettronico e dei domiciliari in convento. La Cassazione aveva infatti accolto il ricorso del PM Marco Dioni contro la custodia cautelare presso il convento dei Premostratensi, rimandando così la decisione ai giudici fiorentini.